I dischi belli vanno saputi portare, proprio come un abito eccentrico o un bel paio di scarpe. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Hai presente le ballerine, no? Quel tipo di scarpe orrende che stanno male a chiunque, che fanno camminare qualsiasi ragazzo o ragazza con i piedi a papera. Però se le vedi su una modella con le gambe di 1,80 m, allora il discorso cambia. Ecco, con i dischi è esattamente la stessa cosa, anzi, se vogliamo, ancora peggio. Non basta un bel disco se non è in accordo con tutto il resto. Anzi, può essere controproducente addirittura e può comunque rovinare l'effetto che potrebbe avere il bel disco di per sé. Ma andiamo con ordine nel definire tutti i vari aspetti di questo. Prima di tutto, è inutile mettere un bel disco se suona male. Se suona male sia il disco di per sé, ovvero magari un file di bassa qualità, oppure se stai suonando con il vinile e hai la metà del volume del disco precedente, oppure se l'impianto suona male, se è tutto distorto, se hai i gain troppo alti. Ecco, se il suono non è ottimale, è inutile avere un bel disco, anzi è veramente un peccato. Allo stesso modo è inutile mettere un bel disco se il set è sbagliato. Sbagliato per mille motivi, non è adatto al contesto, non è adatto al momento, non è adatto il bel disco al resto di ciò che metti. Ecco che ciò che sta intorno al bel disco sicuramente non solo serve, ma è tanto fondamentale. È assolutamente importante l'ordine con cui si suonano i dischi, l'ordine e la logica. Puoi anche fare qualcosa di molto particolare ed andare con generi diversi, anche mettere dischi in contrapposizione tra loro. Può essere assolutamente in contrasto con tutto il resto, ma deve esserlo secondo dei criteri. E comunque è opportuno, punto successivo, saperci arrivare a mettere un bel disco o una serie di bei dischi. È importante creare il terreno per le musiche che hanno più impatto o comunque per ciò che ha più effetto. E allora sono tanto fondamentali ciò che si mette prima, l'inizio del set, l'intro della serata, comunque ecco, preparare il terreno per i brani migliori e così altrettanto fondamentale ciò che si mette dopo, perché puoi rovinare qualsiasi bel disco con un solo disco sbagliato subito dopo. Ora io non ho vissuto, se non tramite il racconto dei colleghi, l'epoca in cui si compravano i dischi e soprattutto per chi iniziava, che aveva poche risorse, poteva comprare pochi dischi, allora cercava di sfruttare tutto ciò che c'era, le B-side, le versioni strumentali, creava degli accenni per poi farli risentire dopo, insomma si sfruttava qualsiasi cosa contenuta in un disco, anche perché i dischi erano costosi e non se ne poteva comprare troppi tutte le settimane. Si cercava appunto di utilizzare i brani migliori nel momento adatto. E questa cosa purtroppo un po' l'abbiamo persa con la disponibilità totale di musica che abbiamo adesso. Sarebbe bene in qualche modo ritornare a quell'approccio e a quell'atmosfera, soprattutto nello sfruttare appieno i brani per trovare il momento giusto. Continuando sulla serie di elementi che rovinano un bel disco, c'è anche appunto l'ordine, perché se puoi dare un'intensità in qualche modo crescente, è opportuno che tu sappia appunto fare qualcosa sempre più incalzante mano a mano e trovare il momento adatto in quello che è il tuo set, in quello che è la tua concezione di serata per mettere i brani migliori. E così allora cercare di avere un ordine in qualche modo o comunque anche se hai delle fluttuazioni in base a ciò che ti succede intorno, perché comunque non lo possiamo dimenticare, allora è bene, pur con delle onde, andare a crescere fino al punto massimo del nostro set, laddove inserire i brani migliori. Purtroppo, certe volte si va un po' per tentativi, si mettono insieme generi diversi, allora se hai qualcosa di un certo tipo, un po' più tribale, lo metti, poi dopo metti qualcosa di cantato, qualcosa di elettronico, un po' di nuovo tribale, ecco. Questi tipi di movimenti durante il set creano soltanto confusione e rovinano l'impatto dei singoli brani che potrebbero funzionare.
Ultimo, ma assolutamente più importante di tutti, i bei dischi vanno saputi portare, ovvero conta assolutamente il carisma di chi li suona. Puoi fare il set migliore del mondo, ma se te sei la persona sbagliata al momento sbagliato, non funzionerà mai. Il carisma è una cosa abbastanza intraducibile e indescrivibile, però, come dire, tutti gli elementi che riguardano il tuo essere DJ hanno importanza correlata a quello che metti. Quindi il look, il modo di porsi, quello che fai mentre suoni, come ti poni nei confronti delle persone e anche come ti poni nei confronti della serata. Ecco che un approccio sbagliato da parte tua può rovinare qualsiasi tipo di musica interessante. E allora per quello non ci si può fare molto da un lato, ma ci si può lavorare molto, quello sì, perché maggiore è la sicurezza che hai nei tuoi mezzi, più impatto avranno i tuoi set nei confronti delle persone, più riuscirai a essere rilassato, efficace e anche d'impatto. E allora tutti questi elementi che sono al lato della tecnica e al lato della selezione sono tanto fondamentali quanto scegliere i dischi giusti. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Off.